Mister Giorgio Ventricini, il Valledoria vince al Selargius. Non è ancora matematica, ma si può dire che questa vittoria vi dà la salvezza. Considerate anche che domenica c'è il Porto Corallo. Beh certo, era fondamentale perché, come ripeto spesso, sono scontri diretti quando ti trovi avanti, l'importante è non perderli. Poi se riesci a vincerli valgono doppio. Per noi oggi sono stati 3 punti insomma, fondamentali perché non c'è la matematica, come dice lei, però ormai siamo fuori, anche in virtù del prossimo incontro con il Porto Corallo, che sarà sempre, pur sempre, una partita da giocare e quindi ci consentirà di arrivare a quei famosi 40 punti, insomma, dove ormai sei fuori un po' da... Però è chiaro che poi si penserà ad ottenere più risultati utili possibili, anche perché scalare la classifica fa sempre bene. Con la gara di oggi un po' l'emblema del campionato, andate sotto, siete costretti a rincorrere, poi dopo che raggiungete il pareggio, fate il sorpasso, state andando a briglie sciolte, poteva finire anche con 3, 4, 5 gol. Beh sì, poi insomma dopo aver pareggiato subito è stato fondamentale anche il pareggio, pareggiare subito, i ragazzi adesso stanno bene, bene fisicamente, bene mentalmente, abbiamo superato insomma il periodo brutto. Adesso giochiamo insomma con molto più tranquillità, anche troppa in certi momenti della partita, perché dopo si poteva chiudere la partita con il terzo gol e non ci siamo riusciti, sempre per troppa precipitazione, quindi ci voleva un pochino più di calma, ragionare un po' di più, si sarebbe potuto ottenere anche il 3-1 e chiudere la partita, anche perché fino alla fine, anche se sei in superiorità numerica, un pallone che ne sono capitati paio e magari puoi rischiare anche di pareggiare la partita. Comunque che state bene si vede anche dal fatto che adesso certi giocatori vengono spostati anche di ruolo, stanno rendendo, Pietruzzello l'abbiamo visto dietro, Dettori è dovuto uscire, chi entra, chi gioca sta rendendo al massimo. Beh, quello è la cosa importantissima in una squadra, quando vengono a mancare alcuni giocatori, vedi Auzas, vedi Mauro Carbini oggi, ci sono già subito pronti i ragazzi che sono fuori, in questo momento sono fuori, ma quando entrano in campo si fanno trovare pronti e quello è per una squadra di calcio è fondamentale, anche perché non bisogna solo contare sui famosi 11 titolari, ma bisogna averne qualcuno in più titolare e si sono dimostrati pronti tutti e così sono cominciati ad arrivare i risultati. È vero che prima avevamo molti infortuni che poi abbiamo recuperato, però è vero anche che Pietruzzello, Franca sono venuti a darci una mano, lo stesso Seu, la squadra è stata completata. Tutti a completa disposizione, oggi gioca uno, gioca l'altro, anche nei ruoli. I ruoli, nessun giocatore ha mai abbozzato una protesta, sempre pronti al sacrificio e i risultati danno ragione a questo tipo di sacrificio. Di Ferrera abbiamo visto tanti bei gol, quelli più facili magari non li vuol segnare, però è stato bravo nel porgere la palla a sé. No? Vuol dire che a lui piacciono solo i gol difficili. Ci ha provato fino all'ultimo, un po' troppe volte in fuorigioco, lui si lamenta, ma ci deve lavorare di più su questo perché potrebbe ottenere molti risultati in fattore di gol, molti di più, però lavora tantissimo per la squadra e anche il fatto dell'assist a Seu dimostra che è un giocatore che con noi fa la differenza, e insieme ai vari Dettori, ai vari tribune che sono i più grandi, Matteo Trini, Stefano Sini, sono loro che tirano su questi ragazzi, perché anche oggi abbiamo molti ragazzi, tirano su questi ragazzi che ascoltando i loro consigli stanno migliorando giorno per giorno e si toglieranno soddisfazioni anche loro. All'andata proprio col Selargius eravate proprio in pieno periodo nero, poi avete giocato col Porto Corallo, la vittoria, migliorare la classifica vi ha dato più coraggio, da lì in poi, ma specie nel genere di ritorno, una grandissima cavalcata. Sì, ci siamo guardati in faccia, negli spogliatoi, no, la nostra squadra che più o meno, tranne qualche cambio, insomma erano più o meno gli stessi dello scorso anno, grande campionato lo scorso anno, anche se lo scorso anno appunto, ripeto, siamo usciti alla distanza, però niente, i ragazzi hanno lavorato, hanno tanto sacrificio, ci hanno creduto fino all'ultimo, io ho sempre creduto in loro, la società ha creduto nel nostro lavoro, nel nostro come staff e nei ragazzi e alla fine si stanno togliendo delle soddisfazioni che nessuno pensava, perché il fatto di poter noi, ecco, in questo momento possiamo arrivare anche al quarto posto, che è il nostro obiettivo da adesso in poi, se ci riusciremo sarà un grosso merito di ragazzi che non hanno mai mollato fino alla fine.
Grazie a mister Venticini, complimenti per l'ennesima vittoria di questo girone di ritorno, per la grande cavalcata che state facendo. Grazie a voi, sempre un piacere.